La vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, si è tolta un sassolino dalla scarpa in seguito ad alcune affermazioni fatte sul suo conto da un'ex compagna d'avventura. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta. Perla Vatiero ha portato a casa la vittoria dell'ultima edizione andata in onda del Grande Fratello. Come se non bastasse, è riuscita a ricucire i rapporti con l'ex fidanzato Mirko Brunetti. Quest'ultimo si è messo in gioco entrando nella casa più spiata d'Italia, ma poi con il televoto il pubblico ha deciso di mandarlo via. I due si sono fatti conoscere partecipando a un'edizione di Temptation Island, però le cose tra loro non andarono bene al punto tale da lasciare i rispettivi villaggi mano nella mano con altre persone. Lei dopo qualche mese ha deciso di interrompere la conoscenza con il tentatore, mentre lui ha addirittura fatto lo stesso tatuaggio con Greta Rossetti. Mirko e Perla non hanno avuto la possibilità di confrontarsi dopo il reality delle tentazioni. Per fortuna, grazie ad Alfonso Signorini, entrambi hanno condiviso l'esperienza del Grande Fratello e ciò gli ha dato modo di ritrovarsi. Anche Greta ha avuto modo di diventare concorrente del reality, ma si è messa da parte e adesso sta coltivando una bella love story con Sergio Dottavi. Steel Solutions, the best choice for construction projects. È un periodo magico per Perla, la quale si sta prendendo del tempo per decidere cosa fare nella sua vita. Durante un'intervista ha svelato di voler proseguire gli studi e provare a cimentarsi nella carriera di attrice. Poi ha colto l'occasione per rivolgersi a una sua ex compagna d'avventura. Ex concorrente contro Perla Vatiero, parole inaspettate. La persona in questione è stata la protagonista assoluta. Ha fatto sognare gli italiani con la sua storia d'amore con Giuseppe Garibaldi ed è andata via per un paio di giorni a seguito di un lutto in famiglia. Attrice di successo, dotata di un fascino e di una cultura indiscussi, lei non è altro che Beatrice Luzzi. Ecco cosa avrebbe detto sul conto della ragazza. Beatrice diceva che non vedeva l'ora di arrivare allo scontro con la regina dei trash, con la Bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l'ha avuto, l'ha preteso ma poi alla fine lo ha perso. Parole abbastanza forti rivolte verso Beatrice Luzzi. A questo punto i telespettatori credono che la faccenda non finirà nel dimenticatoio e a breve la diretta interessata replicherà. Come andrà a finire? Lo scopriremo prossimamente.